Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Cari amici, ancora buona domenica dalla Cappella degli Apostoli della nostra cattedrale, cappella cioè dove sono inscenate appunto tutte le scene dei martiri dei diversi apostoli. Alle mie spalle abbiamo il martirio, o meglio i tentativi di martirio che sono stati inflitti all'apostolo Giovanni, era il più giovane e forse è stato anche il più fedele, tanto che non sono riusciti a farlo morire martire, meno male. Ebbene, abbiamo sentito nel Vangelo che ancora una volta sentiamo, come abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù che chiama i primi apostoli. Ecco perché abbiamo voluto scegliere questa magnifica cornice per commentare il Vangelo. Domenica scorsa abbiamo sentito che Gesù consegna una domanda: cosa cercate? Chi cercate? E ci siamo detti come è importante cercare Gesù, o meglio, sempre il nostro cuore cerca Gesù, alle volte noi non ne siamo consapevoli. Oggi però dobbiamo assumere un'altra verità: se io voglio davvero cercare e trovare Gesù, se davvero ho compreso che Lui è l'importante della mia vita, ogni ricerca e ogni ritrovamento chiede che io sappia lasciare anche qualcosa. Bene, questi apostoli per seguire Gesù non hanno lasciato una quisquiglia, no, hanno lasciato cose molto importanti, la barca, soprattutto il padre, hanno lasciato cioè ciò che ha di più importante un pescatore, ha lasciato l'affetto più importante, chi l'ha generato. Ecco, così dobbiamo essere noi, se io, se tu, se vogliamo davvero metterci dietro Gesù, dobbiamo essere capaci anche di mettere da parte, di annullare, di cancellare dalla nostra vita ciò che non è compatibile con la presenza di Dio. E allora è vero, sì, stiamo cercando il Signore, questa ricerca deve diventare sempre più consapevole, ma quale zavorra ancora mi tiene lontano da Lui? Quale zavorra ancora riempie di tristezza, di peso la mia vita e quindi la mia esistenza è davvero trascinata, perché devo trascinare dei pesi che tante volte mi rendono la vita proprio assolutamente insopportabile. Oggi Gesù diventa la possibilità di liberarmi da ciò che da tanto tempo pesa sulla mia vita e può essere tante volte una relazione che non è arrivata magari ad una pace tante volte cercata, l'altro ti ha chiuso ancora una volta la porta in faccia e tu perché stai ancora a cercare? Hai fatto di tutto, il tuo cuore si è in pace, vai avanti. Un'amicizia può anche morire, una relazione non è detto che debba continuare per sempre ad essere tale, ovviamente se non è matrimoniale, è chiaro, no? Ma noi tante volte ci portiamo dietro i pesi che altri ci hanno messo addosso e non troviamo più la gioia, non troviamo più Dio, anzi tante volte incolpiamo anche Dio per quei pesi. Invece siamo noi che ce li portiamo appresso. Abbiamo perso magari anche qualcosa di soldi economicamente, ma è proprio quella la tua gioia, soltanto quella.
Abbiamo perso, chissà, qualcos'altro che ritenevamo importante, ma sei sicuro che era davvero importante per la tua vita? Ecco, allora oggi rimetti tutto in gioco. Chiedi a Gesù che venga a liberarti dei pesi, di ciò che rende la tua vita trascinata. No, tu devi camminare lieto, devi avere dei passi liberi e il Signore è l'unico che davvero può farti vivere così. Buona domenica.